Amici di A Tu per Tu, ben trovati, bentornati. È il momento dei saluti, sapete che all'inizio del secondo blocco io faccio sempre i saluti, quindi un abbraccio a tutta la famiglia di Canale 8, grazie a Riccardo, Turi Romano e Lili Albano per avermi voluto quest'anno con loro, per me è un ritorno e sono molto felice. E grazie soprattutto poi alla mia famiglia d'origine, che è quella di GT Channel, quindi il nostro produttore Tony Florio, il nostro grande regista Mario Albano e tutti i collaboratori, il capotecnico Raffaele Guarino, Sabatino, Marco, Mario e la mia redazione con l'autore Enzo Agliardi e Maria Carla Palermo. Sono, come sapete, come vedete, con Davide De Venuto, stiamo parlando dello splendido progetto di Spesa Sospesa di Lab 00. Parliamone ancora, Davide, perché poi tutti sapete, l'avete letto sui giornali, l'avete visto in televisione, che Davide poche settimane fa è stato insignito di un'altissima onorificenza, che è quella di cavaliere, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una cerimonia ufficiale avvenuta proprio al Quirinale, e chiederemo chiaramente a Davide l'emozione di quei momenti, che credo, anzi sicuramente, non dimenticherà più. Quanto è stato importante e quanto è importante mettere anche mettere tanto a servizio della comunità, di chi è rimasto indietro, di chi ha bisogno, di quelli che biblicamente definiamo gli ultimi, la tua popolarità, la tua forza, la tua rete di relazioni, unita a quella di Francesco, a degli altri, gli altri vostri collaboratori. Tantissimi collaboratori e tantissimi dei nostri partner ci hanno permesso di allargare ogni giorno sempre di più la rete delle collaborazioni. È quello che fondamentalmente ho cercato di apportare io al progetto, è dargli visibilità, e anche non solo, ma insomma è stato forse l'apporto principale che ho portato a questo progetto. Francesco, lo devo dire sempre, è una macchina da guerra, è bravissimo, è instancabile ed è mosso da una passione. Io credo che veramente uno dei motivi del grande successo, lo posso dire oggi anche grazie al riconoscimento del Presidente, ma non solo, ma i numeri che abbiamo fatto sono importanti, di questo progetto, è perché nasce da una esigenza genuina, da una passione genuina, che era quella di quel momento storico molto preciso, e la volontà di credere in questo progetto, che è fatto di tanti valori importanti, è ogni giorno fonte di stimoli per andare avanti, per creare nuove collaborazioni, per farlo crescere, e perché diventi anche un'abitudine questa per tutti, anche un messaggio culturale. La capacità di creare valore dal recupero di un potenziale spreco è un modo di vedere l'economia che secondo me nel futuro noi dobbiamo tenere tutti quanti molto presente. Mi perdonate il comizio. No, quale comizio? Assolutamente, questa è una cosa fondamentale, anche perché, parliamoci chiaro, con la crisi che c'è finanziaria dei comuni, che sono gli enti di prossimità, chiaramente molti dei quali sono in predissesto, penso al comune di Napoli, avere una rete solidale così forte, devo dire la verità, grazie a Dio ce ne sono tante che funzionano splendidamente a Napoli e nel resto d'Italia, ma avere delle reti solidali, dicevo, così forti, così organizzate, così strutturate, spesso supplisce questa rete, fra virgolette, privata, cioè di iniziativa privata, alle mancanze del pubblico. Sì, diciamo che noi anche uno degli altri aspetti di questo progetto è che abbiamo cercato proprio le collaborazioni anche con le istituzioni. E questo è fondamentale. Una delle prime riconoscenze istituzionali è stato proprio il patrocinio dell'allora sindaco De Magistris, che è stata anche un'iniezione di fiducia e un modo per coinvolgere sempre più realtà, sia istituzionali che private, insomma, che aziende, a collaborare con noi. Parlavamo dell'emozione di quel giorno al Quirinale. Quando hai ricevuto la notizia, perché poi tu nelle diverse interviste che hai rilasciato a caldo hai detto: pensavo fosse uno scherzo. Certo, sì, pensavo. Io in realtà stavo sciando in quel momento, ero in settimana bianca con la mia famiglia. Che cosa raffinato, che uomo raffinato. Non ho potuto dire, perché magari dice questo ero superficiale. Sciando. Per cui, incastrato fra gli sci, ho risposto al telefono e mi stavano chiamando dal Quirinale, e lì per lì non mi sembra. Ho chiesto delle conferme e l'ha detto, tra l'altro è napoletano, è molto simpatico, ha detto alle relazioni con l'esterno del Quirinale, mi ha detto che non ero il solo ad averlo sospettato, che altri si erano fatti dare proprio il centralino del Quirinale per riceverne conferma.
E poi è stata un'emozione grandissima andare lì il 31 marzo, è venuto anche Francesco con me. Francesco, mentre salivamo le scale per arrivare alla sala delle cerimonie del Quirinale, è scoppiato a piangere. Parliamo del palazzo dello Stato abbiamo fatto per eccellenza. Sì, beh, e insomma, poi alla è il riconoscimento del tanto presidente. Lavoro e di tanto impegno così. E niente, abbiamo salito le scale insieme, abbracciato, è stato un momento molto bello. Si vedeva che eri molto molto emozionato. No, ho pianto tutto il tempo, l'unico momento in cui non ho pianto per fortuna è quando proprio mi ha chiamato il presidente. E com'è stato l'impatto del presidente Mattarella? Beh, insomma, è stata una cerimonia, c'erano altri 30 persone, insomma, però essere lì, essere riconosciuto per l'impegno che ci abbiamo messo è un po' una chiusura del cerchio, no? Anche di tutto quello che hai fatto. È anche un'iniezione di fiducia per fare di più. Avevi, anche avevi un bisogno come in questo momento, possiamo dire? Sì. Ecco. Sì, sì. Questo poi attiene poi alla natura del rapporto che ho con col signor De Venuto, che è innanzitutto, fa piacere dirlo qua, nella mia trasmissione, nel mio salotto, è innanzitutto Davide De Venuto, un grande attore per quello che mi riguarda, e lo ha dimostrato. Del resto, chi più del presidente Mattarella poteva mettere il bollino su quello che sto dicendo? E soprattutto una persona dal cuore immenso, che si ricorda che chi ha di più deve dare di più. Ma quel giorno, oltre a Francesco La Saponara, al tuo fianco c'è una donna che io conosco da quando aveva 18 anni, che adesso chiaramente, come dire, è pressappoco inavvicinabile. Ogni tanto si fa vedere, mi manda le foto. Non è vero. Mi manda le foto dai set in cui è colciata in maniera stranissima. L'ultimo set della Disney, mi dicono che è arrivato un video della moglie di Davide De Venuto, della compagna di Davide De Venuto, perché non è lui il compagno di, è semmai lei la compagna di. Sto parlando di Serena Rossi, che ci ha mandato un video che mando molto volentieri in onda, vero Mario? Sorpresa! Non te l'aspettavi. Ciao Davide, ciao Lorenzo. Volevo esserci anche io un po' in questa chiacchierata, volevo esserci a modo mio, ma sarà molto breve Davide, non ti preoccupare. Sono passati un po' di anni dal nostro primo incontro nei corridoi della RAI di Napoli, città che ormai fa parte di te per tantissimi motivi, uno è questo. Tanto tempo è passato anche dall'inizio dell'amicizia con Lorenzo. Nel frattempo siamo cresciuti tutti e tre, ed è bello vedervi, confrontarvi in questo scambio, in questa chiacchiera che state facendo in questo momento, così cresciuti e così sempre però uniti da questa bellissima amicizia che avete. Io che ti devo dire, che non sai già, caro Davide, tutto sai di me e io credo di sapere tutto di te. Ecco, mi commuovo ovviamente, tanto mi commuovo sempre, lo sai. Niente, voglio dirlo pubblicamente che sono molto fiera di quello che sei, di quello che fai, di quello che sei con me, con Diego, di quello che sei per gli altri, di questa grandissima generosità che hai, d'animo proprio. È una delle tue qualità che amo di più. Bravo mio cavaliere. Ad maiore. Ciao. Scusate, per mille ragioni questo video ha commosso profondamente anche me. Io ho conosciuto Serena nel 2005, parliamo di 18 anni fa. Era appena, diciamo, uscita quella filter, la televisione Rosa Furia su Rai 2. Lei non era, credo, neanche ancora entrata a Un Posto al Sole. Noi siamo coetanei, io e Serena, e io ebbi subito, immediatamente, la sensazione di trovarmi al cospetto di una vera forza della natura. E io posso testimoniare nel mio piccolo che tanto Serena quanto Davide hanno lottato profondamente per il loro amore, per la loro unione. Da questa unione è nato un bambino meraviglioso che si chiama Diego, cui mando un grande bacio, e voglio anche dirvi che
È molto bello che Serena abbia deciso di fare questo video e di farlo alla sua maniera e parlando di noi, parlando di questa amicizia, perché io credo che nessuno di noi, questo vale per tutti, debba dimenticare mai le proprie radici, da dove è venuto, perché ci vuole moltissimo a salire in alto, e Serena l'ha fatto certamente come più di noi, ma ci vuole un attimo a cadere. Quelli che non cadono mai sono quelli che hanno però sempre la forza di rialzarsi, perché hanno la forza delle proprie origini, come ce l'ha Serena e come ce l'ha Davide. Davide, io lo so, noi ce lo siamo promessi, noi non avremmo parlato come fanno altri colleghi che critico molto serenamente, che magari ti contattano per sapere il tuo rapporto con Serena, dimenticando la tua storia, la tua cifra, la tua bravura. Però una cosa te la devo chiedere. Voi vi siete conosciuti, come dice Serena, e io lo so bene, sul set di Un Posto al Sole. Non è stata una storia nata immediatamente, questo penso di poterlo dire. Certo. Però è anche questo un bel esempio per i giovani d'oggi che magari credono meno all'amore o ci credono in maniera stereotipata. Raccontiamolo un po' l'inizio di questo rapporto, solo l'inizio del rapporto con Serena. Vabbè. Solo questo regalo, l'inizio. No, vabbè, l'inizio abbiamo lavorato insieme per qualche anno in Un Posto al Sole, ma non c'era una relazione amorosa, come la dobbiamo dire. Non c'è stata finché lei non ha lasciato già il set di Un Posto al Sole. Io avevo le mie storie, lei aveva le sue. Poi ci siamo incontrati un giorno per caso in treno. Mi ha raccontato un po', cioè, tornava dal set di Montalbano, stava girando Montalbano, ci siamo raccontati un po' di cose, poi ci siamo rivisti, abbiamo incominciato ad uscire insieme, poi io ho lasciato un po', insomma, non so descriverti dei momenti. Cioè una sera dove è scattato qualcosa. Una sera lei doveva andare, diciamo che c'è sempre stata un po' una simpatia, ma non è mai successo niente. Poi una sera lei doveva andare in Tunisia il giorno dopo per girare una fiction con Alessandro Preziosi su Sant'Agostino. Si girava in Tunisia e mi ha chiesto se poteva venire a dormire a casa mia a Roma. Siamo andati a cena, abbiamo chiacchierato, ci siamo divertiti molto e abbiamo iniziato a frequentarci da lì. Poi io sono andato a studiare a New York per 3 mesi, lei è venuta, mi ha raggiunto, siamo stati una settimana, insomma, insieme, ed è stato molto bello. Abbiamo iniziato così, piano piano, un po' alla volta, a prenderla sempre più sul serio, e adesso, insomma, sono quasi 15 anni, credo. Una storia meravigliosa di 15 anni, io mi devo ancora un po' riprendere, scusate, perché comunque per me Serena e Davide sono parte della famiglia, quindi sentirla così e vedere poi Davide oggi qua mi scatena tante emozioni, sono tanti ricordi e sono felicissimo di poter fare questa trasmissione con Davide, che secondo me aiuta anche a riflettere su quelli che sono dei valori che stanno emergendo, no? L'amicizia, l'amore, la lealtà, la solidarietà, di cui c'è tanto bisogno. C'è bisogno anche della pubblicità, cari amici, io mi devo fermare, se no non si va avanti. Ci vediamo fra poco, non cambiate canale, grazie. L'origine e il futuro di tutte le creature sono unite in un granello di polvere, un punto nell'universo dove convergono emozioni e sentimenti. Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ciò che ha permesso la nostra esistenza evolve in quello che ci ha creato. A pochi chilometri da Nola, la nuova azienda Domicella SRL, con impianto di cremazione certificata, accoglie ed assiste le famiglie
nel momento del distacco dai propri cari. Dimagrire mangiando. Metodo Katia Salzano. Leader da 20 anni nel campo del dimagrimento e del benessere. Metodo Katia Salzano. Innovazione, ricerca ed esperienza nel settore. Il nostro metodo riduce i grassi corporei, migliora la circolazione sanguigna, migliora il tono muscolare, migliora il tuo stile di vita e attiva il metabolismo. Dimagrire mangiando. Prenota un check-up gratuito. Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre.